Milioni e milioni di anni fa. Il silenzio delle stelle, attraverso Maria Teresa G, a cura di VB, padre Aurelio. Codesta volta, sperando in un ascolto più attento, inizio parlandovi di un'era di milioni e milioni di anni fa, quando degli esseri appartenenti ad un'altra galassia approdarono sul vostro pianeta per servirsene come base di taluni complessi esperimenti che vedevano all'opera i loro più grandi scienziati. In effetti, possessori di una incredibile tecnologia alla quale ancora oggi voi non siete giunti, erano in grado di produrre e manipolare un tipo di energia di gran lunga più stupefacente di quella delle vostre ultime scoperte. E qua, mi pare che qualcuno di voi penserà: che esseri meravigliosi. Ebbene, quel qualcuno si disilluda, poiché meravigliosi potrebbero essere considerati se il loro valore spirituale fosse stato pari a quello del loro intelletto. Ma nell'animo di chi propende alla dissennata brama di conquista e predominio, posto non v'è per lo spirito. E però esiste il fato, e il fato è sempre al di sopra d'ogni intelligenza, d'ogni scienza, d'ogni programma. Così un giorno quei super sapienti improvvisamente si trovarono incapaci di controllare i loro congegni che esplosero, provocando l'inabissamento dell'intero sito con tutti i suoi uomini e il suo immane carico di energia. E ciò causò maremoti a catena. Forse padre Aurelio si riferisce ad Atlantide. Interrogato in merito, non ha risposto. Altre isole scomparvero e città lontane e terre si divisero e frastagliarono e montagne furono coperte dal mare sino alle cime. La Chiesa lo chiamò diluvio universale, ma non acqua dal cielo fu, ma acqua dall'oceano. L'uomo è sempre stato il maggiore responsabile di tante catastrofi planetarie, sconosciute dalla vostra storia, catastrofi che nel divenire si susseguiranno sempre più spesso, purtroppo. Con l'ingenuità che le è propria, la piccola Rosa, un'entità bambina, bene ha tradotto il concetto, limitandosi però a rimarcare gli errori umani riguardanti la superficie, la crosta terrestre, e trascurando di parlare dello stato del più profondo, ove grandi potenze hanno gittato e continuano a gittare orribili ordigni di morte, forse non considerando con criminosa leggerezza che il nucleo d'ogni pianeta è una perenne fucina di energia, pronta ad esplodere in ogni momento. O figli miei, la pazza umanità sta autodistruggendosi allegramente. Un mezzo, uno soltanto, le resterebbe per tentare la salvezza in extremis. Innanzitutto dovrebbe finalmente prendere coscienza del vero significato del vivere nella materia, perché il nascere solo casualmente e solo con la prospettiva di morire, come se la vita fosse un incidente di percorso, è concetto incrollabile di molti. E in vero non giustifico tanta ottusità, specie di uomini di studio, incapaci di svincolarsi dal pantano della loro razionalità limitante. Poi, presa coscienza del suo essere, l'umanità dovrebbe giungere a un leale confronto fra i capi di tutte le nazioni, all'unisono, decidendo per un mutamento collettivo e radicale del sistema che determinasse l'estinzione di ogni diversità confessionale, politica, razziale e che contemporaneamente livellasse il grado socio-economico fra paese e paese. Soltanto seguendo codesti principi e ponendoli diligentemente in atto, gli uomini potrebbero gittare le basi di un pacifico e proficuo interscambio materiale e culturale.
Codesta sarebbe la via della salvezza e della giustizia, perché ogni essere che nasce in qualsiasi angolo della terra, con qualsiasi colore e linguaggio, dovrebbe avere le medesime opportunità, i medesimi obblighi, i medesimi diritti, essendo egli uguale a ogni altro, una goccia della medesima fonte. Quanto vi ho esposto resterà pura utopia, lo so. Allora, figli miei cari, l'umanità tanto corrotta, tanto avida ed egoista, ben merita di cogliere i frutti velenosi delle sue semine. Mi congedo benedicendovi. Commento. È bene ripetere che, per l'esperienza di chi scrive, padre Aurelio, come altre entità cristiche, parla di catastrofismi che non si verificano o non si sono ancora verificati.